A seguito dell'ennesimo arresto qui in Regione Lombardia, Maroni ha deciso di istituire l'autorità regionale anticorruzione. Noi siamo andati a fondo e abbiamo scoperto che non si tratta d'altro che di una scatola vuota. In realtà abbiamo già tutto quello che ci serve grazie alla legge regionale antimafia, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle. Maroni non sta facendo altro che una semplice operazione di marketing assolutamente inutile. Partiamo da un presupposto. Si può fare la legge più bella del mondo in tema di anticorruzione, ma se non è supportata da una forte cultura della legalità, questa è perfettamente inutile. È un contenitore vuoto. La Lega e questa maggioranza, in 3 anni, hanno collezionato indagati e arrestati, per non parlare di quello che è successo negli ultimi 20 di anni. Maroni, è inutile che vi svegliate una mattina e buttate giù 2 righe, così. Voi gli anticorpi contro la corruzione non li avete. Siete inutili, andatevene a casa. La legge regionale, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, istituisce già 2 enti di controllo che contengono già tutti i punti citati da Maroni e anzi molto e molto di più. Solo a titolo di esempio, Maroni non ha inserito nella sua proposta di legge il fatto che i componenti all'interno degli organi di controllo non devono essere persone condannate. Che strano, eh? Allora, noi riproponiamo la dottoressa Ceribelli come presidente del Comitato Trasparenza Appalti Pubblici e sottolineiamo ancora una volta che Maroni si dimostra incompetente e prende per i fondelli i cittadini lombardi.